Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Stick War 3. Proprio così ragazzi, Stick War 3, io ancora non ci sto credendo. Sono felice che questo gioco, che questi giochi non stanno morendo, dove si devono distruggere statue e si devono fare cose. Comunque ragazzi, fatemi spiegare meglio. Io sono un veterano di Stick War Legacy e quindi come non potevo provare questo gioco che sarebbe Stick War 3? Lo proverò ragazzi con voi in diretta. Me l'ha detto un mio iscritto, me l'ha consigliato un mio iscritto su WhatsApp, quindi lo ringrazio. Grazie Matteo. E comunque ragazzi, se lo volete scaricare è gratuito per cellulare, c'è anche per PC. Però se non mi sbaglio per i PC portatili, io sono andato a cercare nel Microsoft Store, non c'è. Però ragazzi, credo che tramite un programma che sarebbe PlayStation, che sarebbe un programma dove praticamente ti accede a ti accede, come posso dire, ti accede in nel play, nel nello store come se fosse sul telefono, lì si può scaricare. E poi ragazzi, purtroppo io ci avevo sperato per PlayStation, non c'è. Mannaggia loro che non fanno mai giochi per PlayStation. Quando li farete questi giochi per PlayStation? Maledizione! Io quando ho visto che non era per PlayStation, giuro, mi sono arrabbiatissimo, proprio malamente. Comunque, ragazzi, andiamo subito a provare. Come ben vedete dalla schermata, guardo qua in basso perché sto col cellulare. Come ben vedete dalla schermata, ragazzi, si può giocare online. E infatti si può giocare nella stessa squadra a due. Oppure, ragazzi, come ben vedete, si può giocare contro un nemico, contro un giocatore. Si può giocare giocatore contro giocatore, infatti. Però, ragazzi, ma intanto che? Ma perché ci chiamiamo così? Ragazzi, lo sapete una cosa? Andiamo in partita. Ok ragazzi, schiacciamo play, non ho capito perché c'ho quel nome brutto. Poi allora possiamo fare la campagna, il multiplayer e il single player. Io ragazzi direi di giocare un attimo la campagna per vedere un po' come si tratta. Camping. Poi si gioca la campagna. Select mod. Campagna. Ragazzi, questo Secure Legacy mi dicono che bugga. Ah, praticamente non posso fare la campagna. Va bene, allora facciamo ragazzi il single player, facciamo Park Chick qua, Play Hangs, Guns, Bots Offline. Giochiamo ragazzi contro i bot offline, perfetto. Comunque mi sa che non mi sta sentendo bene, quindi sposterò un po' il microfono qua. Ok ragazzi, come vedete possiamo sceglierci addirittura i minatori. Guardate ragazzi, possiamo sceglierci di tutto. Quindi io sono un po' curioso di vedere un po' che mamma mia ragazzi, madre de Dios, guardate quanta roba che hanno messo. No, ma questo si può lega se è troppo P ragazzi, allora ovviamente ci prendiamo gli Spartan, gli arcieri ce l'abbiamo, gli spadaccini. Allora, gli spadaccini direi li sostituisco con l'oro, perché ho visto che sono molto forti. E poi ragazzi, perché sì, io già ho guardato. E poi ovviamente un bel grifone magno che fa. C'è pure il ninja, mamma mia, ma che cos'è? Ovviamente l'unità di guaritori che la mettiamo. Gli zombie, prendiamo questo zombie, va. Perfetto, praticamente ragazzi possiamo crearci il nostro esercito sia di non morti sia di viventi. Possiamo unire le magie, la lancia, possiamo creare un esercito come lo chiamavo io, l'alleanza ragazzi, proprio così. Comunque, io credo di aver fatto. Possiamo anche guardare le pelli, possiamo anche qua, mamma mia. Cioè, guardate. Mamma mia, che figata di gioco! Guardate ora il mio esercito! Perfetto, schiacciamo play, ragazzi, e vediamo chi ci attende. Io ve lo dico, ragazzi, non so come funziona questo Stick War Legacy, però ora mi sa che lo scopriremo. Allora, vediamo. Perfetto, allora c'è del diamante. Io cliccando un minatore posso mettere se raccogliere un diamante oppure ragazzi raccogliere oro. Ovviamente si parte facendo minatori. No, non posso vedere la base nemica.
critica che stanno facendo, perché appunto, ragazzi, non ho conquistato la torre nel mezzo, quindi io non posso vedere cosa stanno facendo, maledetti. Allora, ragazzi, come ben vedete, stanno arrivando un po' di minatori. Ovviamente, ragazzi, c'è il band fort. Se dobbiamo aspettate, fatemi spostare la roba della registrazione, perché sennò dopo non lo schiaccio bene. Come ben vedete, possiamo decidere se attaccare oppure no. Ovviamente, guardate che figo, c'è il dettaglio del minatore che porta l'oro. No, raga, ma che sfigo sto gioco. Ma state scherzando? Va bene, mi sa che dovrei iniziare a farmi le unità, ragazzi, perché la situazione è molto complicata. Ma posso? Ah, max level praticamente. Ok, allora, ragazzi, io inizierò a chiamare un bel Spartan che protegga, diciamo, le mie unità. Tra l'altro, ragazzi, ho preso quelli là con la falce, i comunisti, io li chiamo. Ho preso i comunisti, ragazzi, con la falce, perché sono veramente forti. Infatti ne metterò dai. E no, ragazzi, mettiamone tre, perché voglio anche farmi un arciere. Ovviamente, ragazzi, possiamo comandare il nostro la nostra persona qui. Però, ragazzi, la cosa più bella, come si leva? Ah, ok, così. La cosa più bella, ragazzi, guardate, con la falce rossa, tra l'altro, ma che figata del gioco è mai questo? Comunque, stavo dicendo, ragazzi, la cosa più bella è che ci sono più opzioni, guardate, 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 possiamo decidere se solo un guerriero può attaccare oppure se devono attaccare proprio tutti. Infatti, questa è la cosa più figa che io volevo fare da anni e secoli su Sequel Legacy, ma non si poteva fare però su questo Sequel Legacy. Si può fare, che poi vi scordo che non è uno Sequel Legacy, ragazzi, è uno Sequel 3. Perfetto, intanto dobbiamo continuare a farci unità, perché, ragazzi, oh no, io mi voglio fare il ninja. Mi voglio fare il ninja, aspettate, eh. Perfetto, chiamiamo un po' di unità. Tra l'altro possiamo anche comprarci, perché noi stiamo raccumulando diamante. Quindi, ragazzi, come ben vedete, certe unità costano anche col diamante, perché appunto sono forti. Quindi, ragazzi, ora noi che faremo? Bella domanda. Allora, dobbiamo farci un bel esercito abbastanza forte, perché se no, appunto, sta arrivando anche il ninja. Voglio vedere un po' il ninja com'è, se è forte, debole. Perfetto. Come corre, ragazzi? Ma che è? Una lontra. Una lontra, vabbè. Ok, è un coniglio, ragazzi, il ninja. Oh, ci stanno attaccando? Ci stanno attaccando? Ma no problem, no problem. Ma cosa ci hanno buttato addosso? Ragazzi, ma questo Sequel Legacy è molto più forte del nostro, del normale, eh. Tra l'altro, quanti arcieri ci stanno attaccando? Ci stanno attaccando un po' d'arcieri, io direi. Andiamo all'attacco, ragazzi. Anche se questo Spartano ci sta un po' sacolando. Guardate il ninja. Il ninja, ragazzi, è buono. Dobbiamo uccidere gli arcieri. Gli arcieri li dobbiamo, dobbiamo uccidere. A ogni costo, ragazzi, a ogni costo. Perfetto! La zona è nostra! Dobbiamo difenderci qui. Perfetto. Perfetto, ragazzi, la zona è nostra. Non ci potete attaccare. Finalmente la zona è nostra. Devo chiamare un guaritore, ragazzi, perché il nostro esercito sta morendo. Dove si possono mettere i poteri? Non mi ricordo i poteri. Vabbè, mi sa che non ci stanno i poteri. Tra l'altro, ragazzi, questo gioco vi tengo a precisare che è in beta. Infatti c'è sotto a destra, all'angolino destro, c'è proprio sotto, c'è proprio scritto beta. Quindi, ragazzi, per essere una beta, secondo me è veramente buono il gioco. Comunque, abbiamo conquistato la torre centrale. Possiamo guardare il nemico? No, non lo possiamo guardare. Ma perché, ragazzi? Mi sa che non è obbligatorio. Cioè, è vietato guardare gli altri, ragazzi. Motivo di privacy, mi sa. Comunque, è molto buono che non possiamo guardare il nemico, perché se no, nel vecchio Sequel Legacy, quando praticamente io guardavo il nemico, vedevo che era forte, quindi non attaccavo. Invece ora, ragazzi, posso, un attimo che mi è uscita una notifica qua. Invece ora, ragazzi, appunto, posso attaccare, non sapere il nemico se è forte oppure no. Perfetto, ragazzi, allora i miei si stanno allenando. C'è anche un ninja molto aggressivo. Io, ragazzi, vorrei chiamare un bel gigante, però mi costa un po' troppo. No, non lo chiamiamo il gigante, ragazzi. Non lo chiamiamo perché... Che bordello! Signori! Alla faccia della mimma! La nostra torre sta cadendo a terra, però noi siamo forti. Guardate come reggiamo gli attacchi dei Spartan nemici.
Dai ragazzi, siamo su Halo Infinite qua, Spartan nemici, non ci vanno niente! All'attacco ragazzi, bravissimi. Attenti che c'è ancora, non si sono ancora resi. Dobbiamo chiamare più arcieri ci servono, maledizione ragazzi, ci servono più arcieri. No, no, no. Oh mio Dio, ha creato uno scudo! Ma cos'è ragazzi? Ma questo gioco è normale? Ok, stanno arrivando un po' di rinforzi. Anche se vuol dire di non comprare. Allora, dobbiamo ragazzi comprare gli arcieri. Per forza, perché gli arcieri ragazzi sono i king di questo gioco. Comunque ragazzi, se state notando le file, guardate, sono aumentate. Infatti su Sequel Legacy una fila era composta da 4 guerrieri. Potevano essere di tutto 4 guerrieri. Invece ragazzi, in questo gioco ci sono, come ben vedete, non ci sono 4, ma ci sono 5 ragazzi. Proprio così, ci sono 5 guerrieri in una fila. Questo è molto buono. Allora, Spartan, difendetevi, eh. Ma ci buttano sempre questo congelamento addosso, maledizione ragazzi. Devo prendere un provvedimento. Devo prendere provvedimenti, meno male che c'è il curatore che li cura. Proprio così ragazzi. Si chiama curatore per una cosa, perché cura l'unità ragazzi. Io direi mi faccio ancora un ninja e uno Spartan, e dopo ragazzi andiamo all'attacco della torre madre del nemico, perché voglio distruggerla ragazzi a ogni costo. Perfetto, allora si stanno caricando ragazzi il mio esercito. Dopo ragazzi ci andiamo a difendere con dei comunisti, cioè gli uomini con la falce. E dopo ragazzi chiamerei anche un gigante, perché voglio vedere un po' il gigante se l'hanno strutturato in maniera diversa. Quindi minatori, lavorare, lavorare. Posso fare qualcosa nel minatore? Raga, posso dirgli di attaccare? Guardate, il minatore sta attaccando. No, farà una brutta fine se attacca. No, ritorna, ritorna a difesa. Ma io non accetterei mai il mio capo che mi dice: ah, vai a attaccare. Cioè, la situazione è un po' complicata. Dai ragazzi, perfetto. No, ci sono attaccati intanto. Maledizione. Ragazzi, difendiamo, difendetevi, difendetevi. No, l'ho chiamato anche loro. I curatori, dobbiamo attaccare ragazzi. Dobbiamo attaccare uno Spartan, almeno deve attaccare. Anzi, due Spartan, perché si devono aiutare a vicenda. Attaccatela, attaccate, attaccate, attaccate. Bravissimi. Ok, perfetto. Vai Spartan, vai Spartan. Cioè, Spartan è fortissima ragazzi, nessuno ci batterà. Ma intanto il gigante sta arrivando. No ragazzi, comunque sto gioco sta laggando peggio della mimma. No, Spartan, Spartan, Spartan. Difesa, 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 difesa. No, attacchiamo, attacchiamo. Attacchiamo ragazzi, non andiamocene dalla torre principale. Il mio esercito ragazzi sta attaccando, incredibile. Stanno attaccando. Io non credevo che attaccassero così in fretta. E ragazzi, il gigante? No, aspetta, ma voglio vedere il gigante. Che bestia, questo ragazzi posso anche controllarlo io. Mamma mia, Nicolas Betty 4 col gigante. Dai, dai, coraggio, coraggio. No, no ragazzi, non sto vedendo che sta succedendo alla torre nemica. Sono messi abbastanza maluccio, mi dicono. Ragazzi, chiamiamo i comunisti, comunisti all'attacco, vai! Gli uomini con la falce! Come on, let's go! Mamma mia, ragazzi! Questa. Oh, dai, dai, dai! Coraggio, coraggio! Curatore, devi curare i miei soldati! Ma che sta facendo il curatore? Bravo! Inizia a curare. Intanto devo chiamare un po' di roba. No, ragazzi, ma chiamiamo. Chiamiamo ragazzi loro, i Spartan, perché. Come ben vedete ci stanno uccidendo, c'hanno i uomini di vampa. No, vai gigante, vai, vai, maledizione, sì. Oh yes. Ma che partita ragazzi, incredibile questo gioco. Comunque, lo sapete una cosa ragazzi, exit. Perfetto, victory royale. Comunque ragazzi, porterò altri video su questo gioco, perché è veramente bellissimo. Io mi sa che ne porterò molti altri, no altri. E comunque ragazzi, anche se in beta, credo che veramente questo gioco può essere veramente il gioco migliore dell'anno. Il gioco più migliore, il gioco di Dios. Comunque, lo sapete ragazzi, io concludo qui questo video. Fatemi sapere se questo gioco vi piace, se ne devo portare altri video. E fatemi sapere anche se ve lo scaricherete. Comunque vedete, ciao a tutti ragazzi.